Buongiorno a tutti, è domenica e siamo arrivati al giorno del compleanno delle nostre bimbe, purtroppo. Allora, loro sono state appena castigate, infatti lei ha perso parecchio controllo emotivo perché hanno infranto il coprifuoco. Sono arrivate a casa tardi e quindi hanno infranto il coprifuoco. Lei dovrebbe avere doti fisiche però, boh. Bebè superlativa. Lei ha doti sociali, ma lei ha chiuso la sua, ha finito la sua aspirazione, non ha doti fisiche. Vabbè, boh. Comunque, bebè felice, lei è un po' indietro rispetto alla sorella, eh. Teia va come un treno. E nonostante abbiano preso il castigo, sono state messe a riflettere entrambe, lei ancora seduta sul letto, appena finito di riflettere, per aver infranto il coprifuoco. Infatti Gea adesso è andata avanti con disciplina il tuo bebè, perché io mi dimentico sempre che deve comunque anche disciplinare il bebè. Comunque, si sono svegliati, hanno fatto la pace e adesso lei mette le candeline sulla torta perché le bambine hanno chiesto a mamma e papà il permesso di festeggiare con il loro club da soli, senza gli adulti, perché nel loro club sono già cresciuti, ci sono tre ragazzi grandi adesso qui. È cresciuto Teiki, diventato un bel ragazzo, Parker che invece è piuttosto bruttarello e Mitch, il figlio di Liberty e Donovan. E Teiki è il figlio di Providence e Douglas. A Renui rimane bambina e adesso loro hanno abbastanza punti per poter aggiungere al club anche Ocean, perché così a Renui non sarà l'unica bambina, povera Stellina. Allora, vediamo di prendere un accesso in più. Prendiamo, sì, compriamo questo. E aggiungiamo Ocean. Aggiungi Ocean Berry. Ecco qua, anche Ocean è entrato a far parte del club. Quindi per Arenui c'è un altro bambino. Arenui è cresciuta da poco, è diventata bambina da poco, quindi Arenui è ancora adda passanuttata. Oh, il nostro piccolo Sky è indietrissimo, vediamo. No, neanche tanto. 5 in comunicazione, 4 in... Caspita! E 2 anche in vasino, ha imparato a farla nel vasino, e vai! Come educazione non ci siamo molto, ma ancora piccolino. Mentre lui con la sua aspirazione per ora ha 3 su 5 di creatività. Gioca con 3 giocattoli, ma oggi noi dobbiamo pensare a fare la festa in spiaggia con il nostro club, perché deve esserci il compleanno. Quindi porteranno la torta e poi cosa possono portare? Magari la mamma gli cucina qualcosa. Io penso che basterà la torta. Ecco cosa possiamo fare. Qui, ah, ecco, rivendo questo qui perché per farla arrivare a 10 in motoria l'ho comprato e me lo rivendo, così ci riprendo un po' di soldi e
prendo elettrodomestici, prendo una gelatiera perché così la mamma fa il gelato per tutti i bambini blu. Fa il gelato per tutti i bimbi. Ah no, questa è la parte rossa. Va bene, rosso allora. E le bambine si portano in spiaggia anche il gelato che farà la sua mamma, la loro mamma. Allora, prepara un gelato, vediamo per i bambini o al cioccolato. Perché ai bambini piace la stracciatella, vai e portiamoci anche il gelato. Dai, non sei più in castigo, abbracciala su. Altre scelte, amichevole, bacia sulla guancia, non sei più in castigo, tesoro. Poi faremo delle azioni maliziose perché è il giorno dello scherzo. Ok, vediamo. No, non hanno ancora fame, si sono appena svegliate, hanno appena fatto colazione. E dai, facciamo la pace tutti quanti perché si sono meritate il castigo, insomma, sono arrivate alle 11 passate e tutte e due si sono prese il castigo per aver infranto il coprifuoco che è alle 9. Ok, adesso abbiamo la torta, è un po' presto, no, ma andiamo, andiamo perché facciamo il pranzo con il gelato, poi spegniamo la torta con le candeline. Benissimo, dai, con questo gelato. Ci vediamo direttamente in spiaggia con tutto il club. Eccoli arrivati in spiaggia, oggi è un po' nuvoloso, però fa caldo comunque. E ci vorrà che faremo venire anche Ruben qua perché comunque dovrà fare un po' di foto per il compleanno. Io voglio vedere quando vanno a male le cose. Questo qui 9 ore va bene e questo 21 ore, dai, ci abbiamo tempo. Possiamo farci un po' di costruzioni. Vai qui insieme e fai qualcosa. Non si può costruire qualcosa? Guardate che bella Renui. Allora vi faccio vedere i ragazzi. Questo qui è Parker, il figlio dei due papà. Beh, dai, non è bello, però insomma, non è un bellissimo ragazzo. D'altronde non è è stato adottato, quindi non si sa come crescono quelli adottati. Lui invece è il bellissimo Mitch, è molto bello Mitch, si è voluto tenere la pettinatura che aveva da ragazzo. E Teiki anche è un bel ragazzino. Io li ho lasciati come me li ha fatti crescere il gioco. Ecco qua anche Teiki, che è molto carino, ha mantenuto i suoi capelli ricci, ma se li è tagliati. Quindi i tre giovanotti. Parker mi fa morire. D'altronde è cresciuto così, così ce lo teniamo. Oh, può piacere, eh? E lui si è fatto addirittura il taglio alla Sulanese con i simboli un po' quelli che possono. Guardate che bello che è Mitch, vi prego, Mitch è proprio bello. E certo, mo non avete granché con tutti questi bambini intorno voi tre, ma fra poco crescono le due cuginette che non c'entrano, non sono cugine di nessuno, non sono parenti di nessuno. Ma non possiamo. Oh, costruisci una scultura di sabbia con Ocean. Dai, dai un po' retta a tuo fratello. Mentre tu eri molto amica di Mitch, no? È di Teiki? No, è di Mitch.
Impara a conoscere Mitch. Mitch, stai tranquillo che adesso cresce, vedrai come diventa carina. Adesso è solo una bambina, è solo una bimba. E poi parla un po' con lui, chiedi della sua giornata a Teiki, che anche lui è carino. Vedremo se si formeranno delle coppie. Con chi andrà a Strangerville l'erede della... lui potrebbe, se fosse lui l'erede, potrebbe essere con... Renui non ce la vedo a Strangerville, è una sirena piccina. Dov'è finita Renui? Oh, hanno fatto la tartaruga, il mio animale totem. Bene, adesso credo che sia proprio il momento di mettere a tavola la torta e anche il gelato. Allora, la torta la dobbiamo mettere in centro e mettiamo anche il gelato su quest'altro tavolo. Prima si soffia sulle candeline. La prima a nascere è stata Teia, perché non può. La torta deve trovarsi al centro di un tavolo. Ecco qua. Così, dai, così è al centro. Ma che? Festeggia, può festeggiare, ma non so se può crescere. Vediamo. Cosa sei tesa? Per cosa? Vediamo se può crescere. No, non credo che possa soffiare sulle candeline. Così è al centro? No. Non è al centro, ma perché non mi va... Oh, esprimi un desiderio. Vai. Vai, Teia. Dai. Oh, voglio fare la foto, però. Dai. Ok, poi taglierò queste cose. Guardate che bellina che è questa foto. Sì, mi piace. Vai, Teia, e poi rimetti le candeline. Ma nessuno... Ah, sì, stanno festeggiandola. Allora, i ragazzi dovranno fare tutti, gli eredi dovranno fare tutti atletica, perché dovranno fare i militari. Quindi li facciamo atletici, Allegra mi va bene, e poi cosa, manettona, no, beh, io ci metterei figlia delle isole, però comunque, no, perché poi quando va, andranno, chiunque andrà a Strangerville, mettiamola, ma non so come metterla, no, di queste robe qui, no, mettiamola sicura, facciamo così per tutti gli eredi. Ok, rimetti le candeline e facciamo soffiare tua sorella. Subito la foto. Vai. E adesso esprimi un desiderio. Oh, dai, che poi vi porto subito nel CAS, perché non mi piacete così per niente, coi capelli viola. Cosa vuol dire? Impara a conoscere Teiki. Dai, che anche lei... Poi i regali le aspettano a casa. Dai, tesoro, la nostra luna. Dove vai a soffiare, amore, che ti voglio fare la foto? Dai, ok. Oh, si siede addirittura. Vai. Ma si soffia in piedi, eh? Va lì. Ok, ha deciso. Ok, facciamo la fotina per il compleanno anche di Luna, che somigliano tutte al papà. L'ha visto anche Dreamlike Moon, che somigliano tutte al loro papà, tutti i figli. Ok, con gli occhietti chiusi, ma va bene, tanto per avere il ricordo.
Ok, beh, non mi sembra bellissima. Vediamo Luna. Allora, anche lei atletica, perché poi lei dovrebbe avere le doti fisiche, non gliele ha date. E facciamo sicura, perché chiunque sarà. Oh, mi sembra più carina Luna di Teia. Sì, mi sembra molto più carina Luna di Teia. Poi le vediamo nel casse. Ok ragazzi, adesso prendetevi un gelato insieme, ma non si può insieme, porca miseria. Allora, tu Luna parla con Mitch, brava, e poi dopo, altre scelte, buffo, vediamo. Racconta una barzelletta sull'albero di Natale. Tu dovresti prendere il gelato insieme, però santo cielo, perché non possono prenderlo insieme? Io voglio fare il gruppo, ma invita, ma vabbè, prendetevi il gelato. Prendi una ciotola e prendi una ciotola. Tu invece ti prendi un bel cono. Anche se non hanno ancora fame. Oh, adesso il club è così. Adesso sono 4, sono 2, 3, 4, 5 adolescenti e 2 bambini. Quindi tu dovresti giocare con Arenui, ma Arenui mi sembra sparito. Ma povero Parker, qualcuno parli con Parker, dai, diventa amico di Parker. Costruisci insieme a Parker una scultura di sabbia, dai, dopo che hai finito il cono. Oh, qui c'è Summer, non ce ne frega niente. Proprio Summer mi è sempre stata antipatica, non so come mai. Dai, costruite, voi state chiacchierando, bene. Perché non possono prendere insieme il gelato? Non è possibile. Che peccato. Parker, però, Gioia, però non hai finito il gelato, eh? Poi mangiati il cono gelato appena hai fatto la scultura con il povero Parker che era lì da solo, solo perché lui è piccolo e brutto. È bruttissimo Parker. Vabbè, ci vogliono anche i brutti, ragazzi. Se no vengono su tutti belli, sti figli. Chiamate da voi, chiama da te il gruppo. Parla della scuola. Poi digli, sai, adesso ci tocca cominciare le superiori. Qualcuno vuole parlare anche con Parker, poverino? Lei non mi piace a pettinatura, ma di viso mi sembra molto carina. Parla tu con Parker, dai. No, parlotta della cotta, no? Impara a conoscere Parker. E tu con Mitch. Mitch è il più bellino di tutti, secondo me. Non siete ancora presentati voi due. Presentazione amichevole. Ciao Mitch, sai che sei molto carino, ma molto molto carino. Sì, è proprio carino. Anche Teiki, però lui ha un viso più da bambino, mentre Mitch ha un viso, qui si può prendere, raccogli la porzione, non si può nemmeno prendere un pezzo insieme. Non bisogna fare i raduni del club, bisogna fare i gruppi, perché se no non si può prendere insieme. Peccato però. Vabbè, ridendo e scherzando è arrivata la sera, vediamo di non infrangere il coprifuoco anche questa volta. Tu hai mangiato il tuo gelato, Gioia? Sembra di sì. E lui adora fare le sculture, Ocean. Eccola Renui, dai, dai che è la tua piccola Renui.
con Arenui gioca nella sabbia. Siamo al mare, se questa si ferma. Allora, intanto lamentati del tempo nuvoloso, falle un complimento sincero, rallegrala e altre scelte, chiedi della sua giornata, dai, forza Ocean, fatti avanti con questa bella Arenui, è proprio bella. E noi fra poco andiamo nel CAS a vedere. Beh, no, non è brutta però. Fatemela vedere. No, non è affatto brutta. Ah, diviso è bella. La pettinatura non mi piace. Non possono ancora prendersi le porzioni insieme. Niente da fare. E lei diviso, fammela vedere, se si togliesse gli occhiali, deve ancora mangiare il gelato. Facciamo venire Ruben, così fa un po' di foto. Oh no! Allora, invitate nel lotto attuale Ruben, così fa un po' di foto. Ruben invita nel lotto attuale, così vi fa un pochino, vabbè che è notte, le foto le facciamo a casa, però sarebbe carino fare la foto ai tre fratelli, le due adolescenti. Adesso Ruben, sei arrivato, allora scatta una foto di 1, 2 e 3. Vai, anche se sono ancora vestite come me le ha vestite il gioco, però poi gli rifarò le foto a tutti quando si cambieranno. Forza, andate ragazzi. Oh, sto gruppetto sta parlando bene bene, parlano sti ragazzi, sono amici. Ma adesso le foto non le fanno, no Ruben, lascia stare. Sono lì che chiacchierano, se la godono proprio. Diciamo che lui è venuto a controllare che tutto sia va in visibilio per il diventare grande. Lei lo sappiamo che è una molto... E tu parla con questo povero e fai una conversazione profonda con Parker. Dili, sai, non possiamo essere tutti belli, però basta essere simpatici. Che veramente. Amore mio, Parker, lui è stato adottato da bimbo, per cui non si poteva sapere come sarebbe cresciuto. Da bambino era bellino e l'hanno adottato. Oh, qualcuno ha mangiato anche la torta. L'hanno adottato che era un toddler, i suoi due papà, e i toddler sono tutti bellissimi. Brava Arenui, balla, e tu balla insieme ad Arenui, dai. Fai, no, insegna a ballare, non mi sembra carino, amichevole, balla insieme, non si può. Vabbè, niente, chiedi della sua giornata e poi andiamo, se no sforiamo il coprifuoco anche questa volta. No, vabbè che c'è il papà con loro, allora col papà si può stare fuori. Perfetto, benissimo. Raggiunto il livello 4 dell'abilità sociale. Infrange il coprifuoco, niente, termina il raduno, via, finisci il raduno e andiamo a casa e poi nel CAS. Andate tutti a casa, se no vi prendete un altro castigo. Il gelato è andato a male, la torta invece ce la rimettiamo qua, che poi la mettiamo in frigo. Oh, sono arrivati a casa, il piccolo cos'ha, amore, ha tanta fame, povera stellina. Ma insomma, perché lo trascurano così? Frittelle, ma no, questa qui è poca. No amore, mangiati qualcosa, ecco queste qui, dai, prenditi una porzione, poverino, gioia mia, me lo trascurano,
Tu dove sei che lasci morire di fame? Quanta roba cucini? Scadente. Non sai nemmeno cucinarla la roba sulanese. E questo è eccellente. Allora, questo chi l'ha cucinato? Allora, questo ripuliscilo. Questo che è scadente, ripuliscilo. E questo che è buono lo mettiamo nel frigo. E adesso, ragazzi, andiamo nel CAS con le nostre ragazze. Ok. Eccola qua la nostra Teia. Beh, non è bellissima, ma è la pettinatura, secondo me, e le solite sopracciglia. Vediamo ste sopracciglia di sistemarle un po'. Ma perché vengono così storte? Vabbè, così non sono male, dai. È carina, non è brutta. E lei è bella. Togliamo gli occhiali, vediamola senza occhiali. Vabbè che lei è truccata, ma lei è proprio bella. Ma per il cambio look dovrete aspettare il prossimo episodio. Ciao a tutti!